The Legend of Zelda Wind Waker è forse uno degli episodi più amati dalla fanbase. Le avventure di Toon Link hanno segnato un momento di rottura epocale all'interno della serie e quando il gioco arrivò su GameCube nel 2002 fece molto discutere di sé. Oggi Wind Waker è considerato un vero e proprio classico della storia del videogioco, eppure questo è uno status che si è guadagnato nel corso degli anni e anche con molta difficoltà. Oggi andremo a fare una ricognizione storica sui motivi che portarono Wind Waker ad essere accolto con diffidenza dal pubblico occidentale e come poi la situazione si sia ribaltata. Io sono il Poro Michele, se questi mini documentari ti piacciono, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale. Nintendo iniziò a pianificare quello che poi sarebbe diventato Wind Waker nel 2000, quando il GameCube era nelle sue prime fasi di progettazione e Majora's Mask non era ancora uscito su Nintendo 64. Anuma riprese il ruolo di director, mentre Miyamoto quello di produttore. I primi concept ricalcavano lo stile visto in Ocarina of Time, in perfetta continuità anche con il suo imminente seguito. Al team fu richiesta la preparazione di una demo tecnica pensata per mostrare le capacità computazionali del GameCube. Lo studio, in fretta e furia, confezionò una breve clip che vedeva Link sfidare Ganondorf e che fu mostrata in esclusiva allo Space World del 2000. I più giovani non conosceranno questa fiera, che vide la sua ultima edizione nel 2001. Inizialmente chiamato Shoshinkai, lo Space World era un appuntamento tenuto da Nintendo a Kyoto senza una cadenza regolare ed era pensato per mostrare al pubblico le novità in ambito console dell'azienda. Questa prima dimostrazione delle potenzialità del GameCube impressionò particolarmente i fan, che ancora freschi dell'esperienza di Ocarina of Time rimasero sbalorditi dalla qualità grafica dello scontro tra Link e Ganondorf e in molti iniziarono a sperare che questa demo potesse evolversi in un nuovo capitolo della serie principale. Anuma e il suo team però erano in una fase di stallo, sentivano di aver detto tutto quello che c'era da dire con i due episodi su Nintendo 64 e le idee per un terzo episodio in quello stile scarseggiavano. C'era bisogno di una svolta radicale. Nel tentativo di trovare una nuova direzione, quasi per scherzo, il designer Yoshiki Aruana disegnò una versione cartoon di Link che catturò l'attenzione di Anuma. Il secondo concept, questa volta di un Moblin, iniziò a far riflettere su come il sistema di combattimento potesse adattarsi al design rinnovato. I primi tentativi presero vita tramite un pionieristico utilizzo del cel shading, tecnica che consentiva una resa molto simile a quella di un cartone animato. A questo punto le possibilità dettate dal nuovo approccio iniziarono a concretizzarsi in tante idee e lo sviluppo di Wind Waker riprese a gonfie vele. L'entusiasmo di Anuma dovette scontrarsi comunque con alcune perplessità di Miyamoto, che chiese giustificazioni, ad esempio sul perché gli occhi di Link fossero così sproporzionati. Il team di sviluppo riuscì a convincere il producer integrando all'interno del gameplay questa caratteristica fisica. Gli occhi servivano per far capire al giocatore con chiarezza dove Link posava il suo sguardo e quindi su cosa fosse rivolta la sua attenzione, un indizio importante per capire come procedere nel gioco. Anuma però ben presto si sarebbe dovuto scontrare con delle incertezze ancora più grandi. Nell'agosto del 2001, durante lo Space World, Nintendo presentò una clip di Wind Waker, rivelando al pubblico per la prima volta lo stile in cel shading. La reazione fu tutt'altro che entusiasta. A solo un anno di distanza dalla tech demo, questo cambio radicale era difficile da digerire e le aspettative del pubblico erano ormai riposte in uno Zelda che sviluppasse lo stile adulto visto nella prima dimostrazione. Il gioco, ancora senza un nome ufficiale, fu ironicamente ribattezzato Zelda. E Miyamoto, per quanto sorpreso dalla ricezione del pubblico, decise di correre ai ripari. Il gioco non si sarebbe più mostrato finché non ci sarebbe stato un gameplay degno della serie, altrimenti l'attenzione dei giocatori si sarebbe esclusivamente concentrata sulla resa grafica e non sulle potenzialità del gioco. E infatti, alle 3 del 2002, la situazione cambiò drasticamente. Sebbene Miyamoto incontrò dei glitch durante la dimostrazione del gameplay, il gioco fece un'ottima impressione sulla critica, che iniziava ad assimilare positivamente il nuovo art style. Wind Waker fu nominato da IGN come miglior gioco su console della fiera, e le testate giornalistiche iniziarono a confrontare il titolo non più con Ocarina of Time, ma con A Link to the Past. All'uscita del gioco, la critica premiò all'unanimità Wind Waker, ma sebbene il titolo fu accolto positivamente in Giappone, in Occidente vennero confermate le perplessità iniziali e il pubblico si spaccò in due.
L'episodio per GameCube fu quindi inizialmente una delusione a livello commerciale, arrivando a vendere 4.6 milioni di copie contro le 7.6 di Ocarina of Time. Nintendo fu costretta a invertire il senso di marcia e per il successivo titolo, Twilight Princess, abbandonò il cel shading per riprendere i toni maturi tanto richiesti dalla fanbase. Quali sono quindi i reali motivi di questa incomprensione con il mondo occidentale e perché nel corso degli anni la percezione del pubblico si è completamente ribaltata? Il motivo più ovvio risiede nelle erronee aspettative dei giocatori che si fecero incantare da quella tech demo, che però appunto non era che uno sfoggio di potenza hardware. Dietro di essa non c'era alcun reale progetto di costruirci sopra un titolo. Nintendo però dalla sua sbagliò a sottovalutare l'impatto che un cambiamento così drastico avrebbe potuto suscitare agli occhi dell'utenza americana e europea. Nei primi anni 2000 la cultura anime non era ancora stata sdoganata dalle nostre parti, tanto più nel mondo dei videogame. Il cel shading era una novità assoluta, vista fino ad allora su pochi altri titoli, come ad esempio Jet Set Radio di Sega. Con internet agli albori della sua diffusione, la comunicazione con la propria utenza era molto più frammentaria e dilatata. Insomma, non c'erano state le basi per preparare psicologicamente i giocatori a una nuova estetica, vista da molti come eccessivamente infantile. Timore che andava ad alimentare un'altra paranoia dell'epoca, che vedeva i fan di Nintendo preoccupati che la casa di Kyoto stesse spostando il suo focus verso una demografica molto più giovane, iniziando a tarare le sue produzioni sui gusti dei bambini. Con una Sony ultra aggressiva che proiettava la sua utenza nel nuovo millennio con la futuristica PlayStation 2, Nintendo proponeva una console ancorata a una concezione di gaming in un certo senso datata e poco cool, se mi passate il termine. Ma con lo scorrere del tempo, il gradimento nei confronti di Wind Waker non ha fatto altro che crescere, fino ad elevare il gioco a vero capolavoro senza tempo. Se vogliamo, Toon Link arrivò troppo presto sul nostro mercato e ci volle almeno un decennio prima che il pubblico riuscisse a digerire la sua estetica. 10 anni in cui internet ha favorito la diffusione della cultura anime e i suoi stilemi, rendendo molto meno alieno ai nostri occhi l'utilizzo del cel shading. Anche i successivi titoli di Zelda, tanto Twilight Princess, che con il suo dietrofront stilistico ha cicatrizzato la ferita ancora aperta della tech demo, quanto gli esperimenti su DS e Skyward Sword, che hanno canonicizzato lo stile cartoon, hanno permesso a Wind Waker di venire ricontestualizzato agli occhi del grande pubblico, diventando così il capostipite di un filone di Zelda che ha avvicinato tanti nuovi giocatori alla serie. E per finire, il porting su Wii U del 2013 ha dimostrato un fatto inconfutabile. La grafica di Wind Waker è ancora oggi bellissima e una direzione artistica fuori parametro gli ha permesso di resistere anche al test del tempo. Dove il successore Twilight Princess mostra tutti i limiti dell'hardware originale anche sulla sua remastered in HD, Wind Waker è poesia in movimento, un matrimonio perfetto tra colori, animazioni e musica che raramente si è visto nella storia dei videogiochi. Un capolavoro senza tempo, destinato a rimanere nel cuore di chi l'ha giocato, nonostante tutti i dubbi iniziali.